Ciao ragazzi, ciao. Allora, siamo in questa postazione un po' ristretta, ma non per colpa di là. No, io sto comodo. Proprio tutto comodissimo. Volendo. Allora, siamo qui perché questo è un video speciale che facciamo in occasione delle feste natalizie. Il video dovrebbe essere online proprio nella notte tra la vigilia e il Natale. Ah, addirittura? Sì. Lo porta Babbo Natale su YouTube. Ve lo porta Babbo Natale su YouTube. Ma cavolo sì, cioè. Esatto. Dicevo, ci sono due motivi, però sono delle leggende. Dovete decidere voi. Dovete decidere voi a quale credere. Allora, il primo è quello un po' più accreditato, quello che si vocifera di più, è che siccome c'è questo contest con Teo, c'è questa sfida con Teo, noi siamo qui perché adesso faremo una sfida di qualche domandina che lui ci ha mandato, che noi non abbiamo visto ancora. C'è la mia moglie e la... Esatto, la custodito gelosamente. E ci siamo voluti un po' preparare nel caso ci sarà qualche domanda. Apriamo il gioco, leggiamo e rispondiamo. Gioco. Esatto. Ma proprio voi non ve ne accorgerete proprio perché taglieremo, cioè. Sì, è già tutto su compagno. L'altra leggenda metropolitana? L'altra leggenda metropolitana è che in realtà questi giochi sono qui a coprire le nostre pance. E non indugiamo e partiamo con la sfida. Sì, esatto. Allora, a turno risponderemo alla domanda e a domanda risposta gli altri tre commenteranno. Okay. Ma in malo modo. Come ordinate i giochi in libreria? Ordine alfabetico? Di forma? Di colore? Per autore? E se non avete una libreria, dove tenete i giochi? Questa è proprio perché... Noi purtroppo a casa, non avendo spazio, li teniamo per terra. Siamo andati nel spazio. Ci serve spazio. Cerco di riprendere un attimo la situazione. Allora, la mia libreria, l'avete vista, fa parte del... è quella che sta dietro ai video. Esatto, dietro ai due che parlano. E che in realtà è qui. È qui, esatto. Il mio modo di mettere in ordine, non so il perché, è stato sempre per casa di produzione, ho sempre tentato. Sì. Giochi Uniti in alto a destra, a sinistra tutta la parte Asterion, in basso a sinistra la Libello, come si chiama quella season? Ho tentato, diciamo. Allora, io ho salvato la faccia. Allora, io in realtà sì, vabbè, mi salvo perché non sono per terra. Sono su un mobiletto. Allora, io un giorno la posto la foto della mia camera perché c'è di tutto. Sono su un mobiletto di vetro bassino e sono praticamente in orizzontale. E praticamente sul mio la modalità Tetris. Torre di Babele. Cioè, praticamente sono incastrati in modo che sale questa torre e deve reggere fondamenta. Sì. Praticamente. Quindi è una piramide. Non cancellatevi, per favore. Non cancellatevi se potete. Non abbiamo veramente più spazio. Posso solo spezzare una ciofa vostra? Siamo talmente tanto appassionati che compriamo senza pensare a dove mettere. Esatto. È proprio compulsiva. O tanto appassionato e tanto scemi. Però decidete voi di capire. Quanto giochi perché ti fa avere successo con le donne / con gli uomini? Passo. E quanto? Passo. Perché davvero ti piace? Allora, quando faccio colpo sulla mia donna, lo decide la mia donna. Sui uomini, guardate quanti uomini hanno attorno. Quindi non faccio tanto. Guarda, io per quanto mi riguarda la risposta è semplice: 100% perché mi piace. Credo che ognuno è attraente quando fa quello che gli piace. Questa è bella risposta. Mi sa che la letta nei baci. Se il gioco fosse super protetto dal danneggiamento, quale cibo mangeresti più volentieri al tavolo di gioco? Allora, se fossi assolutamente sicuro che... la facciola. Che non... Se fossi assolutamente sicuro che il gioco sia ultra protetto e non gli succederà mai niente, si creerebbe un gioco nel gioco. Cioè? Cioè, continuerei a sfidare il gioco e continuerei a mangiare di tutto per vedere se si può. Quindi partirei dalle cose più unte, anzi forse partirei da tipo la pizza, il kebab, poi mangiarci, prendi tipo la fetta di mortadella, fai la birra, ti puntiamo bella sopra. Ad una festa trovi tutti gli autori di giochi esistenti,
Ad un certo punto si spengono le luci e tu hai la chance di un coppino epico. A chi lo daresti? Perché ti faresti riconoscere come il coppinatore? Vado, posso dirlo? Non è gli autori. Sono distributori, io al distributore Uplay, vado là! PAM! Vabbè, un gioco che non ti è piaciuto e che vorresti prendere l'autore. Io non compro giochi giorno che di paga. Io non compro giochi che non mi piacciono. Allora, io l'autore, effettivamente è un autore che odio in particolar modo, no. Però io farei proprio un party, una festa, una fetta. No, io più con chi fa le scale. Io inviterei proprio la Genos. Un viaggio, signore! Ah, io mi piace un è un mega coppino. Nei vostri video portate sempre tutti i pantaloni in ogni registrazione? Posso dire la verità? Non ho finito. C'è stato mai un capo d'abbigliamento che è stato nascosto con abili inquadrature? Tu sei un abile. Ma dico la verità, loro vanno in giro sempre nudi, che schifo, denunciateli. E voi vi chiederete, lui come fa a saperlo? Si vede nell'inquadratura dove sta Leonardo? Vabbè, per lui questo, io vi dico che in un video vedete che sono senza scarpe e noi nascondiamo la panza o le inquadrature. Sì, no, noi cerchiamo, nascondiamo. Cioè facciamo le inquadrature strette per far sì che prendiamo la panza. Cerchiamo di non fare, perché se ci sbragassimo, cioè, guardate qui che la pancia prenderebbe 4 quinti dell'inquadratura. Se esistesse un gioco basato su una gara di rutti, chi sarebbe squalificato? Esiste. Perché... Ah, no. Ho detto chi sarebbe squalificato perché professionista in tal senso? Io perché? Non ho rotto tanto. Io scoreggio. Fondamentalmente. Tu scegli. No, perché cioè dobbiamo essere onesti. Ho capito, ma non così onesti. No, dai, davvero. Gara di rutti, no, se si parla di. Allora, gara di rutti non c'è nessuno escluso, perché più o meno ce la siamo tutti allo stesso livello. Sì, ce la batteremo bene. Siamo un po' tutti allo stesso livello. Ecco, quale autore di giochi secondo te è il migliore in cucina e con quale invece andresti a cena? Possono essere anche la stessa persona. Allora, gli autori con cui andrei a cena sono due. Uno è quello di Netrunner e uno è quello di Alta Tensione. Andare a cena, prendergli la mano. Autore che secondo me potrebbe essere bravo a cucinare a pelle, per simpatia ti direi o l'autore di Takenoko o l'autore di Tokaido. Comunque si parla di mangiare. Sì, probabilmente sì. Allora, quanta responsabilità pensi abbia un recensore? Sia che gli piaccia un gioco, sia che non gli piaccia? Te la posso lasciare come domanda che questa è proprio per te? Vai, sfodami, la vedo proprio qui, allora, la responsabilità è molto elevata in tutti e due i casi, perché comunque penso che un recensore sia lo specchio, diciamo, del gioco a un utente che in pratica non conosce quel gioco o cerca delle informazioni. Molti si fermano alla prima impressione, vanno si fermano magari a quel recensore perché magari è particolarmente famoso, particolarmente seguito, o sa arrivare alla persona, quindi è anche una bella responsabilità. Lo scopo è cercare di rimanere più obiettivi possibili, anche quando magari il gioco personalmente non lo apprezzi moltissimo. No. Spesso infatti noi ci troviamo a essere due persone davanti all'obiettivo proprio perché uno è meno condizionato dell'altro. Esatto. Prego, domanda super scema. Io questa la passerei anche tanto. L'hai chiamata? Allora. Visto? Hai mai provato a chiuderti in una scatola da gioco? Esistono scatole così grandi? Ho provato, però trovo una scarpa. Tu ci hai provato? Ci hai provato, ma non è vero. Ah, però noi ci abbiamo provato con Flashbit.
Abbiamo messo Flatbit in una scatola, c'è il video. Lui c'è entrato. Io per esempio, se entrassi, a me piacerebbe entrare nella scatola di Casa della Follia. Così. Perché sarebbe una cosa forte. Ma perché con... Ah, perché sa fare i disegni. Oh, non si può guardarsi a fare il titolo. Perché lo segniamo ancora. Bella. Sai che stai gol. Sai dove entrerai in quel gioco, entrerai in Jumanji. Oh, oh, oh. In faccia. E dai. E dai. No. Dategli un pugno in faccia. Invece, io invece lo sai dove metterei Gaetano? Ogni mi piace è un pugno in faccia a Leo. Vai! Voglio vedere mille! Sapevate che esiste un editore polacco che si chiama The Rolling Gamers? Caso sei. Avete mai avuto noie legali? O vi ha mai contattato per chiedere di cambiare nome? Preferireste cambiasse lui? Ma che è? Quanto ci hai messo? Leo, dimmi che stai Teo, dimmi che stai scherzando. Scrivilo in polacco magari. Non è vero, Teo. Per me è una cazzata. Esatto. No, ma non c'è successo niente. Non ci hanno pagati per dire che non è vero. Però mi sono cagato fuori. Però sto trovando. C'è un sito che si chiama Rolling Game Mania. Rolling Games Mania. 130 persone che sono diventati super fan e hanno già fatto la mania. Vabbè, che abbiamo 130 adesso. Non lo sapevamo, speriamo non sia vero. Nel caso sia vero, noi ci siamo da prima. Esatto. E comunque, se Google ci mette sulla prima pagina. Se Google ci mette sulla prima pagina, ci siamo prima noi. Papà, ecco. Teo, specchio di riflesso. E noi siamo in eccesso. Ecco. Noi siamo meglio. Mi è sembrata una risposta abbastanza. Polacco cacca. Abbastanza matura. Ok, direi quindi che posso terminare la mia sequenza di domande ringraziandovi per la pazienza e per essere stati allo scherzo. Se stai ancora leggendo, posso tranquillizzarti e dirti che non esiste alcun editore. Che The Rolling Gamers! Bravo! Era solo perché con lo scritto è praticamente impossibile fare il giochetto. Sai chi ti saluta? Vi auguro un bellissimo buon Natale e felice anno nuovo. No, felice nuovo anno, scusate. In bocca al lupo per le vostre serate ludiche e per il progetto del canale. Un abbraccio a tutti voi e speriamo che non siate stati troppo malvagi con le vostre! Troppo tardi! No. Ciao e alla prossima, Teo! Ma quel pizzico! L'occasione è gradita per fare gli auguri di buon Natale, buon anno, buona Epifania, buone feste in generale a tutti quelli che ci seguono e anche a quelli che magari ci inizieranno a seguire da oggi. E un augurio particolare al nostro amico Teo che ci ha aiutato, che ci continua ad appoggiare, che si diverte a seguirci. Questo ci fa molto piacere. Ovviamente la cosa è ricambiata, ma non dobbiamo nemmeno dirtelo perché tanto lo sai. Ripartiamo quindi con i soliti saluti. Con i soliti saluti. Mi piace al video. Sì. Magari un commentino. Sì. Condividerlo. Ok. Iscrivervi alla pagina, al canale YouTube. La pagina Facebook. Vai. Al gruppo, all'account Twitter. Account Google Plus se ce l'avete. E? Basta. Cioè, sei stufato, ce lo dici? Ma come siete messi? Ma non ce la fate, no? Ma veramente? Vabbè, carichetto su Gaetano. Carichetto su Gaetano. Oh, 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 oh,